Giacomo. Si scalda la piazza, si scalda anche il clima, fortunatamente fra poco leveremo anche il giacchetto e qua nella piazza si incontra veramente tutta quanta Italia. Prima abbiamo visto l'Alta Italia, invece adesso Don Cosimo Rodia, voi che comunità rappresentate? San Marzano di San Giuseppe, provincia di Taranto, la più grande comunità Arbresh d'Italia, fin dal 1500 circa. È una comunità molto antica, mi diceva. Antichissima, fondata da Giorgio Castriota Scandenberg. Infatti questo popolo, fin da quel tempo, parla anche attualmente la lingua degli antichi padri, l'Arbresh. E per questo motivo è una comunità molto attaccata alle tradizioni, attaccata al proprio idioma, alla propria storia, tant'è vero che quest'oggi all'udienza pontificia ci sono i rappresentanti del gruppo Arbresh con i loro tipici abiti della festa. Questi sono gli abiti storici che indossate? Certamente. Noi vediamo qua in alto il vostro gonfalone. Ci sono delle scritte sopra che ovviamente sono in lingua Arbresh. Certo, l'intestazione è Gruppo Arbresh Marzani, vuol dire Gruppo Arbresh San Marzano. Giù, più giù, c'è il motto. Qual è il motto? Il motto è il ne me iu me ne, significare noi con voi, voi con noi. Tanto è vero, se guardi bene, c'è la bandiera italiana e quella albanese. Non deve essere facile portare avanti e resistere, diciamo, anche in una società come quella di oggi, agli attacchi che spesso vengono anche scagliati. Cioè, mantenere la propria identità non è una cosa facile, diciamo. Questo è la nota dolens, diciamolo in latino, nota dolente della nostra civiltà attuale. Come fate? I giovani sono Purtroppo sensibili a questo tema? sensibili. Ci sono quelli che sono sensibili, ma quelli che sono che insensibili, diciamo la maggioranza, onestamente. Oggi con tutto il discorso dell'internet, del Facebook, eccetera, eccetera, ci stiamo, da parte mia, quello che penso io, intendiamoci, no? Ci stiamo perdendo in un mare, come devo dire, In un mare che paludoso, sicuramente è paludoso. grande e paludoso, però insomma qualcosa si può ancora conservare e tenere, e queste sono anche le occasioni, come quella di venire qua a Piazza San Pietro per fare comunità, fra virgolette, e stare ancora insieme. In ultimo, in chiusura, un saluto ovviamente in lingua Arbresh. Fagli mi give. Give basque me ne e basque me io. E noi ci fidiamo, grazie, grazie Volete una infinite. versione italiana, lo posso dare. Dai, diciamolo. Un saluto a tutti quanti noi, qui presenti e al di fuori di qui. Ecco, noi, Antonella sa molte lingue, forse questa gli mancava ancora. Ecco. Noi qua a Piazza San Pietro siamo pronti a impararle sempre. Grazie ancora Don Grazie Cosimo, a a te voi. Lucia. Buon lavoro. Grande, grazie. Ed è vero, dobbiamo